Candela dimostra di credere ad Aurora e promette di aiutarla ad affermare la propria identità. Le due si ripromettono di agire con cautela. Aurora è convinta che Jacinta abbia ucciso Anna, ma Candela le consiglia di dimenticare la vicenda, almeno in quel frangente. A El Caral, Tristan rimprovera Gonzalo, reo di non volersi scagliare contro Carmen, ossia la vera Aurora. Isidro non si rassegna all'idea di perdere Rita, ma lei gli vieta di affrontare Hannibal, rivelandogli la verità. Rita consiglia a Isidro di accettare il loro destino, proprio come ha fatto lei, lui dovrà arruolarsi. Il fantasma di Leon esige che Francisca compia le sue ultime volontà. Don Celso ricorda a Maria che è suo compito convincere Gonzalo a lasciare a Puente e Vieco. Raimundo si prepara ad utilizzare le terre di Leon a fini benefici, ignorando completamente un'ingente donazione di Francisca. La donna si confida con Don Anselmo, spiegandogli di essere vessata dallo spirito di Leon. Tristan fa notare ad Aurora che, con la sua stessa presenza, sta creando molti problemi a Candela, invitandole a lasciare a Puente e Vieco. La ragazza, successivamente, comunica a Candela la sua intenzione di lasciare il paese.